sentito, la dottoressa Carotti ha già buttato lì tantissime tematiche importanti che, come vedrete, sono anche un po' parte costitutiva del mio intervento. Mi presento brevemente, vengo da Roma, dal Censis, che è una fondazione privata di ricerca che ha compiuto l'anno scorso 50 anni di attività e ogni anno produciamo un rapporto sulla situazione sociale del paese. Tra le tante cose che facciamo ci occupiamo anche di salute, di sanità, dal punto di vista sociologico e più in generale delle scienze sociali, che come probabilmente sapete sono tante, quindi vediamo gli aspetti economici, gli aspetti giuridici, gli aspetti sociali, antropologici, culturali. Da molto tempo lavoriamo anche sull'oncologia e lo facciamo in vario modo, sia collaborando come in questo caso con delle associazioni, come con l'associazione Sole, cioè presentando delle riflessioni che servono da stimolo per la prevenzione, sia anche facendo dei lavori di ricerca specifica. Quindi quello che io adesso vi dirò, che cerco di illustrare con delle immagini così magari un po' meno noioso, un pochino più vivace, può risvegliare di più la vostra attenzione, deriva da questi nostri lavori di ricerca che abbiamo fatto in vario modo in Italia, in vari territori, su questo importante tema. Cominciando col dire quello che la dottoressa già anticipava, che questa è una vera patologia sociale perché riguarda un numero molto elevato di pazienti, già lei lo diceva, sono 2 milioni e 300 mila circa le persone in Italia che hanno ricevuto una diagnosi di tumore, quindi una schiera enorme di persone, ma la cosa più importante degli ultimi tempi è che non è più, come era nel passato, una malattia che veniva considerata definitiva, mortale, perché moltissime persone guariscono. Quindi il problema sociale principale che oggi ci troviamo tutti di fronte, la società, la sanità, le famiglie, è come aiutare le persone che hanno avuto e probabilmente ancora hanno questa patologia in corso a continuare a fare una vita normale, quindi a dargli un supporto dal punto di vista dell'integrazione. Dicevo che queste cose le abbiamo studiate per esempio in questa rete, la rete FAVO-AION. FAVO è la Federazione delle Associazioni di Volontariato per l'Oncologia, AION è l'Associazione dei Malati Oncologi. Con loro da moltissimi anni lavoriamo in vista della giornata del malato oncologico che si tiene ogni anno a maggio e ogni anno in questa giornata presentiamo anche i risultati dei nostri studi, degli studi più di carattere sociale, socio-economico che appunto conduce il Censis. Gli altri partecipanti alla rete affrontano ciascuno per le sue competenze la questione. Vorrei proprio cominciare ribadendo quello che diceva già la dottoressa prima, cioè abbiamo molte buone notizie sul fronte della malattia oncologica, molti trend positivi, i decessi sono decisamente in calo, in 20 anni sono diminuiti del 18% fra gli uomini e del 10% fra le donne e il numero di casi, di nuovi casi, è sostanzialmente stabile. A volte si dice che c'è un'escalation, una diffusione molto elevata, questo non risulta dai dati che, come potete vedere e sta scritto lì, sono negli ultimi anni abbastanza stazionari. Se poi aggiungiamo quello che ho detto, cioè che spesso si guarisce, è evidente che la platea di coloro che convivono con la malattia tende ad aumentare. La prevenzione è stato uno degli strumenti attraverso i quali si sono ottenuti buoni risultati, ma molti più risultati si potrebbero ottenere se si facesse ancora di più per la prevenzione. Qui ho voluto riportare quelle che avrete visto sicuramente anche su molti giornali, definite come le 10 regole della buona prevenzione per quanto riguarda la malattia oncologica. Sono conoscenze, aggiungo, che noi abbiamo riscontrato nelle nostre ricerche, ormai sono molto diffuse, proprio perché vengono stampate, vengono dette alla televisione, alla radio, si trovano su internet. Non altrettanto però diffuso e diciamo coerente il comportamento di tutti noi, che spesso sappiamo quello che dovremmo fare, però non sempre siamo pronti a farlo. Quindi bisogna assolutamente insistere ancora di più su questa dimensione della prevenzione. Ma il contributo che voglio darvi, appunto, da sociologa, da istituto di ricerca, è un po' più sugli aspetti sociali, per esempio sulla rappresentazione sociale che tutti hanno, che tutti noi abbiamo, della malattia. Anche da questo punto di vista ci sono dei dati positivi. Oggi è sempre più diffusa l'idea che del tumore si possa guarire, addirittura il 75% degli italiani in una delle nostre ultime ricerche si è espresso
in questi termini. E non solo c'è questa visione più positiva che nel passato, ma c'è anche una grande voglia di reagire. Questi dati che vedete adesso sono i dati relativi alle reazioni di persone che hanno avuto una diagnosi di tumore, e vedete quanto sono alte le colonnine che riguardano la voglia di reagire. Certamente c'è anche la paura accanto, però la voglia di reagire è particolarmente consistente oggi, non c'è più un abbattimento totale e generalizzato come era prima. Un altro dato sociologicamente molto importante è che il rientro nella vita sociale avviene in tempi sempre più rapidi. Nel passato, dopo una malattia di questo tipo, anche se si riusciva a superarla, era molto frequente che si interrompesse l'attività lavorativa. Oggi invece siamo scesi da 17 mesi a 4 mesi di tempi che intercorrono tra l'intervento chirurgico, il trattamento principale della patologia, e il rientro al lavoro, il rientro nella vita attiva. Quindi questo è sicuramente un dato molto importante dal punto di vista della riabilitazione. Certo, i tempi che appunto poi queste persone si trovano a dover vivere di convivenza con la patologia stessa sono sempre più lunghi. È chiaro che ogni battaglia vinta su malattie come queste ha dei risvolti problematici. In questo caso il risvolto problematico è che poi la persona che ha superato la malattia per moltissimi anni deve continuare a convivere con questa malattia. E qui vedete riportate le persone con diagnosi di diverse tipologie di tumore con il tempo che intercorre da questa diagnosi. Se noi prendiamo nel totale quelli che vivono da oltre 20 anni con una delle tante patologie di tumore, vedete che sono il 12%, che è una quota molto elevata. Poi naturalmente questi dati variano moltissimo a seconda dell'età della persona. Quindi abbiamo detto rappresentazioni sociali per fortuna sempre più positive, ma anche paura in mezzo, nell'ambito delle rappresentazioni sociali delle persone, di tutti noi nei confronti del tumore. C'è anche, l'avevamo visto in quel grafico, il dato del timore, della paura che ci prende tutti. Facendo un confronto tra questa patologia e altre patologie, risulta che questa è la malattia di cui si ha più paura, nonostante la mortalità in realtà è più frequente per le malattie cardiovascolari. Eppure quando interroghiamo le persone, tutte più o meno ti dicono che la cosa che più temono è appunto di essere colpiti da una malattia di questo tipo. E d'altra parte dobbiamo anche considerare che pure i sopravviventi, cioè coloro che sopravvivono e magari anche a lungo con la malattia, non sono indenni da una serie di disturbi. Andando ad analizzare i disturbi psicofisici che toccano i malati oncologici, vedete che ce ne sono tanti, a cominciare da quelli più di tipo psicologico: la sensazione di fragilità, l'apatia, la perdita di forze, ma poi vengono anche quelli più tipicamente fisici, i dolori, i disturbi fisici di vario tipo e così via. Quindi ci sono una serie di cose che giustificano questi timori e questa rappresentazione negativa. Il rapporto con il lavoro da parte dei malati oncologici è naturalmente, come per tutti i malati cronici, un rapporto molto problematico. È il classico esempio delle difficoltà che si incontrano nel momento in cui, superata la fase acuta della malattia, si vuole appunto riprendere una vita normale. Secondo le nostre indagini, l'80% circa dei pazienti oncologici ha subito dei cambiamenti nell'ambito lavorativo che vanno dalla perdita del lavoro alla riduzione del reddito, cioè ci sono evidenti contraccolpi che sono difficilmente evitabili, a volte hanno una ragione oggettiva, altre volte sono solo frutto di pregiudizi, e oltre 274.000 sono le persone che, secondo una delle nostre ultime indagini, a causa di un tumore hanno addirittura perso il lavoro, quindi licenziati, dimissionati o altre forme di allontanamento dalla loro vita lavorativa. I servizi e le forme di assistenza nel campo dell'oncologia sono molto migliorate, hanno fatto grandissimi progressi in avanti nel corso degli ultimi decenni e continuano ad essercene dei progressi. Credo che ognuno di noi che conosce delle persone con questo tipo di malattia ha potuto notare come siano migliorate anche la sopportabilità, la tolleranza rispetto alle terapie o gli esiti della chirurgia. Non così purtroppo per quanto riguarda la parte sociale. Vedete la differenza tra le due colonne: a sinistra
sinistra abbiamo un giudizio sui servizi sanitari che è ampiamente positivo, a destra abbiamo un giudizio sui cosiddetti servizi sociali che è molto meno positivo, molto più critico, perché appunto, come si diceva anche prima, nel momento in cui io devo convivere a lungo con una patologia cronica, ho problemi di lavoro, di autosufficienza, di disturbi collaterali, ci vorrebbe un tipo di assistenza che la nostra sanità non è così attrezzata nel dare, nel senso che siamo diventati bravissimi in Italia, non solo in Italia, nel curare la malattia nella fase acuta, troppo poco ancora è stato fatto invece tutto quello che viene dopo, cioè il seguito, il post, cosiddetto post-acuzie, cioè tutto quello che viene dopo la fase acuta. E voi sapete che chi ha una patologia grave, anche oncologica, può fare domanda per avere sussidi, assegno di accompagnamento, però dall'analisi che noi abbiamo effettuato, il giudizio sulla diciamo, sufficienza, sull'adeguatezza di questi sussidi è molto critico, cioè non bastano i soldi che vengono dati quando uno perde un lavoro, quando uno non può più continuare a fare la sua vita normale, in qualche caso ha bisogno di aiuti specifici proprio a casa, nel suo domicilio. Quindi grande efficienza della sanità nelle sue soprattutto alte specialità, minore efficienza negli altri ambiti. Un problema che tocca tutti i servizi in Italia e tutti i servizi sanitari in Italia è quello delle disuguaglianze e delle disparità territoriali. L'oncologia non fa eccezione da questo punto di vista. La percezione dei pazienti che ci siano delle disparità nelle opportunità di cure anche nel campo dell'oncologia è molto elevata, e questo è un dato di percezione, però non ci sono solo le impressioni e le percezioni che noi abbiamo raccolto, ci sono evidenze oggettive molto chiare, ci sono, come credo in questa zona anche voi sappiate, le persone che sono costrette a viaggiare, a recarsi in altre città per avere determinate diagnosi o determinate prestazioni, e c'è quindi la sensazione che anche da questo punto di vista, come purtroppo anche in altri campi, non tutti i cittadini siano uguali di fronte allo Stato, di fronte alle possibilità offerte, anche se tutti pagano le tasse alla stessa maniera. I problemi che più preoccupano i pazienti oncologici in un futuro più o meno lungo sono molto simili a quelli che preoccupano i malati anche di altre patologie. Noi riscontriamo ormai da moltissimi anni al primo posto la lunghezza delle liste di attesa, cioè quando c'è bisogno di una prestazione, magari anche urgente, importante, e ci si trova di fronte a tempi molto lunghi di attesa. Al secondo posto troviamo quasi sempre l'attesa nel momento in cui tocca a me, sono arrivata in cima alla lista d'attesa ma devo andare alla struttura e magari mi tocca aspettare moltissime ore prima di essere ricevuto. E poi, come vedete, al terzo posto abbiamo l'elemento dei tagli alla spesa sanitaria. Questi malati, come altri malati anche di altri settori, hanno ormai da almeno 10 anni la netta sensazione che le ristrettezze dei bilanci pubblici, quindi il non sostituire il personale che va in pensione, come si dice il blocco del turnover, oppure non fare determinati investimenti, comincia ad avere dei contraccolpi negativi anche dal punto di vista della qualità dell'assistenza. Poi al quarto posto l'elemento che dicevamo poco fa, le differenze nelle cure tra diversi territori. Quali le priorità secondo i malati oncologici? Qui abbiamo una risposta estremamente forte dal punto di vista numerico sulla dimensione delle terapie innovative, cioè la gente è talmente fiduciosa nelle prospettive della ricerca biomedica e delle possibilità terapeutiche che dice che comunque, nonostante tutti i problemi che ci sono, questo deve essere la prima cosa da fare, cioè investire sempre più sulle terapie innovative in modo particolare, ed anche sulla possibilità di personalizzarle. E come sapete, questa è una strada che è già stata toccata, cioè oggi andiamo sempre più verso terapie mirate sulla singola persona, sul singolo tumore, e andiamo verso un abbattimento degli effetti collaterali. Però poi anche altri aspetti contano, per esempio un aspetto che non abbiamo ancora detto, quello del supporto psicologico per i malati oncologici, che spesso, come si diceva anche poco fa, si ritrovano con
veramente una sensazione di grande preoccupazione, di grandi timori, di ansia e di depressione che meriterebbe di essere affrontata con maggiore attenzione. Invece i servizi di psicologia oncologica sono davvero ancora molto rari e molto poco diffusi. Adesso faccio due brevi flash, sperando di non annoiarvi, su due tipologie specifiche di tumore su cui abbiamo avuto modo di fare delle indagini proprio più approfondite. Uno è il tumore alla mammella e l'altro è il tumore al colon retto. Per quanto riguarda il tumore alla mammella, vedete quali sono le cifre. In Italia vivono più di 500.000 donne con diagnosi di tumore alla mammella, che sono il 23,3% del totale dei pazienti che hanno avuto una qualsiasi diagnosi, quindi un tumore molto importante, un tumore molto diffuso. E vedete però appunto quello che già si diceva poco fa, la sopravvivenza, cioè quante donne convivono con questo problema, con una diagnosi di questo tipo, anche per moltissimi anni. Ovviamente si tratta di donne, e si tratta però anche di donne in età generalmente non molto elevata. Non è una patologia che colpisce solo o prevalentemente donne anziane, abbiamo anche molte donne di età giovane o quantomeno di età intermedia, più che nelle altre tipologie di tumore, e questo significa che in questa categoria di malati di tumore abbiamo più lavoratori e casalinghe, cioè persone attive, perché essendo l'età media più bassa si tratta spesso di donne che lavoravano, lavorano ancora, o di donne che hanno un ruolo molto attivo all'interno della propria famiglia, e questo pone con ancora più urgenza la questione del reinserimento, del ritorno nelle proprie piene funzioni, della reintegrazione, della riabilitazione delle persone che hanno avuto questo tipo di tumore. Noi abbiamo studiato i malati, anzi le malate di tumore alla mammella in maniera molto approfondita. Vi do solo qualche breve cenno su alcuni dei risultati. Molto importante il risultato, il rapporto col medico, con l'oncologo, che diventa veramente un riferimento fondamentale per la paziente. In questo comparto sono molto più frequenti che per altri tumori gli interventi chirurgici e l'utilizzazione di terapie mirate, e le attività riabilitative più diffuse per le pazienti con tumore alla mammella vengono considerate invece, come dicevamo, più in generale per tutte le tipologie di tumore ancora relativamente poco sviluppate. Ma forse il dato più interessante che abbiamo tratto da queste nostre indagini è stata una stima economica di quanto costa una malattia, un malato, anzi, di tumore alla mammella, comprendendo però in questa stima non solo i costi diciamo sanitari in senso stretto, ma anche tutto il lavoro che deve fare nell'assistenza, quell'assistenza che dicevamo è così carente da parte delle strutture pubbliche, che quindi viene quasi sempre fornita da un membro della famiglia stessa, di solito da un'altra donna. Allora, la stima che abbiamo fatto, si tratta di 2 anni fa, ad un costo totale complessivo annuo in Italia di 7,3 miliardi di euro per la patologia del tumore alla mammella, comprensivo dei costi del caregiver, e un costo medio pro capite per individuo ammalato di questa tipologia di tumore di 28.000 euro. Quindi, in sintesi, sul tumore alla mammella sono donne in età attiva e fertile, hanno più problemi psicologici forse per questo problema, però hanno grande capacità di reazione. Le donne spesso sono molto più energiche e forti nel reagire alla malattia di quanto non siano gli uomini. Ci sono particolari problemi sul lavoro perché appunto sono più giovani degli altri malati di tumore, e una certa insoddisfazione per quanto riguarda appunto il supporto economico e sociale. L'altra tipologia di tumore su cui abbiamo fatto uno studio abbastanza approfondito dal punto di vista sociale è il tumore al colon retto. Di questa patologia si sa che ne soffrono circa 297.000 persone in Italia, pari al 13,2% del totale dei malati di tumore. E vedete la sopravvivenza, anche qui non è così, diciamo, positiva, favorevole come nell'altro caso, ma sicuramente anche in questo caso spesso e volentieri si guarisce, spesso e volentieri si sopravvive e si vive molto a lungo anche con questa patologia. Qui abbiamo un profilo dei pazienti diverso, si tratta prevalentemente di uomini in età più avanzata,
e sono molto più spesso quindi pensionati che lavoratori e sono molto più spesso delle donne che hanno avuto un tumore alla mammella assistiti anche in maniera abbastanza pesante da qualche membro della sua famiglia e appunto come dicevo in questi casi si tratta quasi sempre della donna e quindi della moglie o della figlia, della sorella o di figure di questo tipo. Appunto, molti sono pensionati, questo è fortemente legato al fatto che si tratti di uomini in età più avanzata. In sintesi, per quanto riguarda il rapporto tra il malato di tumore al colon retto e le strutture di offerta sanitaria, abbiamo trovato anche qui un ottimo e stretto rapporto con l'oncologo, con il medico di riferimento e anche qui invece un giudizio abbastanza critico sulle attività riabilitative. Meno acuta viene percepita la disparità nelle opportunità tra pazienti con un tumore al colon retto rispetto a pazienti di altre patologie, cioè la sensazione che ci sia un po' più di omogeneità, di diffusione omogenea dei servizi di offerta. Per quanto riguarda i costi, questi sono i costi che abbiamo stimato, siamo arrivati a stimare circa 5,7 miliardi di euro per il costo complessivo annuo e 41.600 euro un costo medio pro capite, quindi un costo medio pro capite di un malato di questa patologia decisamente più alto di quelli di altri malati, anche se poi complessivamente l'effetto complessivo sul bilancio del paese è meno elevato. Quindi in sintesi sul tumore al colon retto più uomini, più uomini anziani, anche qui problemi psicologici, meno mobilità, più tendenza a farsi curare nella propria zona, anche qui insoddisfazione per la parte sociale e per la parte economica, costi molto elevati soprattutto per la famiglia, e però meno impatto negativo sul lavoro, ma semplicemente perché si tratta di persone più anziane. Ci abbiamo alla conclusione dicendo che quindi, come ho cercato di dire, portando tutti questi dati, queste esemplificazioni, la malattia tumorale è una malattia che diventa poi una malattia familiare. Questo in realtà non vale solo per il tumore, vale per tutte le patologie croniche e nel momento in cui noi riusciamo a combattere, a sconfiggere la malattia tumorale, la persona che è stata colpita diventa un malato cronico. Un malato cronico è un malato che crea problemi non solo per sé, ma per l'intera famiglia. Appunto l'82,5% di questa tipologia di malati deve avere, ha un caregiver, come lo chiamiamo ormai con questo termine inglese, cioè una persona di riferimento in famiglia che lo assiste praticamente continuativamente con tutte le gradazioni del caso, quindi con un forte carico. E quindi qual è l'osservazione più di carattere diciamo socio-politico, cioè sull'efficienza e l'efficacia dei servizi del nostro paese? Certamente la sanità italiana è di buon livello, anzi direi di ottimo livello per moltissimi aspetti e in particolare per quanto riguarda le cure per i cosiddetti acuti, cioè nel momento in cui le patologie insorgono, nel momento in cui c'è bisogno di un intervento chirurgico, di un ricovero, di una terapia molto potente, ma quello che è invece la continuità assistenziale per tutto ciò che avviene dopo questa fase acuta è molto carente, viene additata in maniera molto critica da tutti questi malati. E che significa che poi i costi che ricadono sulle famiglie sono molto elevati, perché se non ho un'assistenza pubblica, psicologica, sociale, socioassistenziale, è chiaro che la famiglia si deve rimboccare le mani, che qualcuno della famiglia magari non andrà a lavorare perché deve rimanere a casa ad assistere il suo familiare, oppure viene assunta una persona donna, e sapete quante sono le cosiddette badanti che ormai sono presenti nelle nostre famiglie. E questo è un problema più generale. Voglio concludere con due brevi notazioni sulla situazione sanitaria in Italia più in generale. Appunto, alta qualità per i presidi territoriali diffusi quando interroghiamo gli italiani, alta, anche se leggermente meno, per le strutture di diagnosi e ricovero per acuti, bassa invece la soddisfazione e la valutazione positiva per le malattie croniche. D'altra parte i dati statistici sulla spesa che viene fatta dai vari paesi per queste persone, per disabili, come vengono etichettati nelle statistiche ufficiali, è in Italia la più bassa, come potete vedere, siamo al di sotto della media europea, quindi siamo bravissimi nell'ospedaliero e nella medicina ambulatoriale, però non siamo così bravi nell'assistenza
ai disabili. Questo provoca una ricaduta di spesa privata delle persone e delle famiglie, non solo per queste patologie, ma anche, come sappiamo, per l'odontoiatria, che è completamente scoperta, e non solo per queste aree di scopertura, ma anche perché c'è a volte una certa insoddisfazione che ci porta anche a ricercare soluzioni più adatte a noi, più confacenti alle nostre esigenze rispetto a quelle che ci vengono magari offerte anche dai servizi pubblici. Da cui una ipotesi di lavoro che il CENSE sta cercando di portare avanti in tutte le sedi istituzionali preposte, nel Ministero, nelle agenzie governative, che facciamo grandi discorsi negli ultimi anni durante la crisi economica sulla sostenibilità economica di un paese, ma anche della sanità. Dovremmo però guardare un po' più in avanti e non solo all'oggi. C'è un problema di sostenibilità sociale, perché se noi riduciamo o non sviluppiamo quei servizi che sono così essenziali per la qualità della vita e l'inserimento sociale delle persone che hanno avuto una malattia e che hanno una malattia cronica, noi rischiamo di costruire un futuro che è basato sulla grande difficoltà e quindi sulla insostenibilità sociale. La società soffre, è in aumento il consumo di antidepressivi, sono in aumento le patologie psicologiche, e quindi ci costruiamo un futuro molto negativo. È un po' il pandan di quello che sta succedendo nel mondo del lavoro rispetto ai nostri giovani. E visto che siamo nel mezzogiorno, ci tengo a sottolineare che non sono moltissimi i dati che ci dicono che questi rischi e questi problemi sono molto più acuti nelle regioni meridionali. Non solo perché c'è una offerta di servizi meno omogenea, ci sono molte lacune, molti territori scoperti, ma anche perché purtroppo la stessa prevenzione, gli stessi stili di vita che così importanti sono per evitare l'insorgere di malattie oncologiche, ahimè negli ultimi tempi vedono il Mezzogiorno d'Italia in posizione meno favorevole. Cioè qui questo era il sud, era il luogo del benessere, della salute, del sole, del buon mangiare. Oggi invece rispetto al resto del paese è diventata una zona d'Italia dove ci sono più patologie croniche, c'è più inquinamento, c'è un'alimentazione che spesso non è adeguata, c'è più obesità e così via. Quindi speriamo che grazie anche alle iniziative come quella di oggi si possano invertire un po' tutti questi trend, sia quelli di carattere istituzionale, quindi servizi che vengono offerti, ma anche quelli che riguardano i comportamenti delle persone. E vi ringrazio.